Eccoci qua, eccoci. Uno streaming veramente onnipotente. Abbiamo fatto rapire proprio all'ultimo secondo della al sua volo. Performance. Abbiamo ancora il fiatone, abbiamo. Esattamente. Originale. Esatto, Antonio Ornano. Ascolta, so che devi stare qua solo due minuti perché volevamo chiederti qualche consiglio per trattare alcuni animaletti, o per esempio un simpatico cricettino. No, i cricettini sono molto carini, sono quegli occhietti dolci, no? Peccato, esattamente. Peccato che fanno una vita, no? Correre di notte contro mano, cioè, è l'animale più deficiente della faccia della terra, il criceto, con tutto il rispetto, dai, non è capace a mangiare. Gli dai il mais, lo stipa per ore nelle sue guancette. È al terzo ultimo posto della catena alimentare, il criceto. Sotto di lui c'è soltanto il morcellino della frutta e il millepiedi. Il morcellino della frutta lo tiene fermo, il millepiedi lo riempie di calci nel... Quindi i suoi pesci rossi io sono... pesci! Il pesce rosso è bellissimo, anch'io da bambino quando andavo a Luna Park, perché adesso non so se ci sono ancora, però andavo a Luna Park, mio papà spendeva delle milionate, no, al tirassegno per farmi vincere il pesciolino rosso, poi arrivavo a casa, non vedevo l'ora di farlo vedere a mia mamma, ce l'avevo in mano, entravo e appena aprivo la porta lui... morto, cioè, lo fa apposta, si autoaffogava per farti un dispetto. È bellissimo il pesciolino rosso, quanti ne hai? Un po', un acquaio. Brava, complimenti. Cioè, che a livello proprio di gratificazione, di ritorno, di affetto è meraviglioso, è come avere un Labrador, la stessa cosa. Ce ne sarebbe anche per i Labrador. È bellissimo, il Labrador tra l'altro è un cane da riporto, è un cane acquatico, il Labrador di Terranova, sono cani da salvataggio, io ne avevo uno, non so se lo sapevate. No, io no. Se tu ti butti in acqua, un Labrador e un Terranova, però il Labrador, anche se non è addestrato, però lui ha questo istinto di salvataggio, cioè tu sei lì in fondo, fai finta di affogare, lui prende, parte, no, ha le zampe palmate, arriva vicino a te, ti gira attorno e poi porta via le balle. È così. È così. Compromesso significa anche decidere assieme delle varie vacanze, anche perché poi prendi fanno in questo periodo. Parte dicembre, quindi la pianeta concezione, che vede benissimo, non c'è più tutti i fatti due weekend lunghi, due giorni di ferie, non vedo di poi lascia fuori un punto di 15 giorni, così. Puoi fare quello che vuoi in 15 giorni, perché in generale è quello che puoi, in questo periodo, non so, potremmo andare in Kenya. E non facciamo un viaggio di nozze, non in Argentina. Tu puoi proporre H24 a qualsiasi soluzione di viaggio che sapete quale sarà la sua risposta. Natale, capisci che 18 anni fa, all'inizio del nostro rapporto di coppia, quando ancora investivo nel compromesso, probabilmente le avrei risposto l'istinto crostatina sui tuoi romanticissimi mercatini di Natale. Io ci cago veramente sopra, però oggi no. Oggi no, oggi investo nel compromesso, perciò prendo un bel respiro e intanto penso. Che ci hanno inventato i mercatini di Natale? Chiunque sia stato si è divertito alla stragrande, perché quelli veri di mercatini di Natale te li ha piazzati tutti quanti a stravaffanculo. Bipiteno, Bressanone, Merano, Bolzano, il più vicino da Genova è Trento, sono 4 ore e 4 minuti su Google Maps. Sempre che non ci sia il traffico, quando ci vai tu per l'inaugurazione in mondovisione dei mercatini di Natale. Ci prendiamo per il culo, cioè... Brennero, avete presente che cos'è il Brennero? Non è un'autostrada, è una valle di lacrime. Non ci sono delle famiglie in viaggio, ci sono delle intere popolazioni di profughi in migrazione in cerca della terra promessa, che ci manca soltanto di vedere Mosè con il bastone in mano che vi apre l'autostrada per far passare l'ambulanza. Oh, madonna, i cotini di Natale sono bellissimi.
Ci trovi certo di quelle cose nel mercatino di Natale. Le trovi solo lì. Non le trovi l'altra parte. No, solo nel mercatino di Natale. Ora, se nell'era della globalizzazione, di internet, di idee, una cosa la trovi solo lì, ci sarà un motivo. Fatti una domanda, fatti anche una risposta, che fa cagare! Ma no, dai, tutto artigianato artistico, sì, artigianato artistico, cinese, ma è sempre artigianato artistico. Per comprare che cosa poi? Un centrino con una piglia appiccicata sopra. Ma tu lo sai perché ogni anno Salmone si spara centinaia di chilometri contro Mandi si vendono la corrente, perché piuttosto che andare ai mercati di Natale si suicida in bocca di un orso grezzo. E poi, scusate, le avete... Li avete mai visti? Quanto cacchio diventa per un maschio alfa di animale uomo girare per i mercatini di Natale? Li avete mai visti gli uomini nei mercatini di Natale? Hanno tutti quanti lo sguardo perso nel vuoto. Sembrano dei tossici in cerca di metadone. Ripetono tutti quanti ossessivamente sempre gli stessi. Che bello, però il criceto qua, ti piace? Sì. Mamma mia, è una magia, è uno dei posti più belli dove uno possa recitare. Non c'ero mai stato, è splendido. Davvero? Sì, è splendido. Sono stato a Zeliga al Teatro degli Arcimboldi, che è ancora più grande, però la cosa meravigliosa del Carlo Felice dal palco è che hai proprio il pubblico lì, nonostante sia un teatro da 2000 posti, è proprio il pubblico di fronte, è la cosa te lo più senti bella. Lì sì, è stupendo, bellissimo. Bellissimo, una bellissima serata. Ascolta, adesso io non so se sei già a tiro di ringraziamenti. Mi sa che siamo quasi a tiro, abbiamo ancora un minuto. Un minutino, chiudiamo. Sì, sì. Ascolta, dove ti veniamo a sentire, a vedere prossimamente? Guarda, adesso io sono a Zeliga in Viale Monza da febbraio tutti i mercoledì. Perché proviamo insieme al mio alter ego, che è un vero biologo naturalista, tra l'altro inaugura la sua mostra al Museo di Storia Naturale a Genova domani, venerdì, si chiama Francesco Tomasinelli ed è stato l'ispiratore, no, del personaggio dell'etologo, e insieme facciamo questa conferenza spettacolo, un format di divulgazione scientifica. Fantastico. Che vediamo se l'abbiamo già portato al Festival della Scienza, sono sì. Già 3 anni che giriamo live. Io avrai spezzato il cuore a tutti i bambini con i loro criceti, no, loro no, cordi, no, no, loro invece cagnolini. Loro si divertono. E poi adesso sto scrivendo nuovi pezzi, vediamo, poi per Zelli che se ne parlerà la prossima stagione. Adesso è un momento di, a parte questa cosa, poi sono un po' in giro, sarò al Govi di Bolzaneto a marzo, un po' in giro per l'Italia, però nei weekend più che altro, vediamo un po'. Però roba dal 2014 in poi. Fantastico, il materiale non ti manca, vedo. Finché ci sarà un animale che striscerà sulla faccia della terra. Finché ci sarà mia moglie, anche e vedo anche ne hai anche meravigliosa, esatto. Tra l'altro io volevo andare ai mercatini di Natale, brava, adesso. Brava. Sei fidanzata? Sì. Volevo andare proprio il modo con il mio fidanzato. Per celebrare il tuo fidanzato oppure per chiudere una storia. No, è bellissimo, è stata la vacanza più redditizia della mia vita. Cioè, se non avessi fatto quella vacanza, probabilmente non sarei qua a fare i pezzi. Vedi? Devo ringraziare mia moglie. Siamo con te, grazie. Almeno io, ecco. Grazie mille a tutti. Okay. Grazie a te. Buona serata a tutti.